Ciao a tutti, ciao. parliamo di dragona, sì, dragona. Allora, non uso la dragona, non, alle volte la uso, alle volte non la uso e più le volte che non la uso. È necessaria la dragona? No, secondo il mio modesto parere, modestissimo parere, ci sono versioni assolutamente controverse. E giudico che alla fine sia una questione poi soggettiva. Nell'arco nudo non è assolutamente necessario, secondo sempre secondo me, utilizzare la dragona, anzi, potrebbe anche causare qualche effetto collaterale non buono. Quale effetto collaterale non buono? Beh, intanto se leggiamo i manuali di arco olimpico, i nostri o qualche istruttore magari che è molto ferrato sull'arco olimpico, può spingervi a lasciare andare l'arco, farlo sbattere contro la dragona e per avere quel bell'effetto di arco che va contro la dragona, rilascia un bel follow through. E questo non è sempre un bene, perché potrebbe avvenire un'anticipazione di questa spinta e questo potrebbe provocare comunque delle torsioni. L'arco nudo ha bisogno di stabilità, ha bisogno di avere degli effetti che non intervengano in modo deleterio sulla tecnica di tiro e non avere la dragona vuol dire utilizzare l'arco in modo canonico, niente di trascendentale. Come devo stringere l'arco? Come devo stringere l'impugnatura? Quando ho fatto il primo corso di primo livello, mi hanno insegnato che l'impugnatura si stringe come un grappolo d'uva, si stringe. No, io vedo tirare gente in questo modo qua. Ma è pazzesco, ma chi vi ha mai detto che bisogna tirare in questo modo qua. L'impugnatura si stringe come un grappolo d'uva. Si stringe, si tiene come un grappolo d'uva. Tutte le dita devono essere rilassate. Non iniziate il tiro se non tutte le dita non sono rilassate, ma a volte intorno all'impugnatura, a volte intorno all'impugnatura. Il punto di spinta, sempre quello canonico che vi hanno insegnato, cioè questo è il punto di spinta. La mano ovviamente su questa zona al di fuori della linea della vita e questo deve essere il punto di spinta. Questo deve essere l'impugnatura. Nocche a 45 gradi. Mano a volte intorno all'impugnatura. Mano a volte intorno all'impugnatura, rilassa. Ecco fatto il tiro. Vediamolo di nuovo. Guardate solo la mano dell'arco, non guardate il rilascio, che adesso non lo sto curando. Guardate solo la mano dell'arco. Stringe 18 metri. Mano avvolta intorno all'impugnatura, la posso stringere e poi rilasciare. Stringere e poi rilasciare. Stringere e poi rilasciare. Ancoraggio. Polso rilassato. Le dita hanno fermato tranquillamente l'arco. Rivediamolo ancora una volta. Vi devo svelare un segreto. Non è tutta farina del mio sacco questa, quello che vi sto insegnando, quello che sto dicendo, oltre ovviamente ad essere una mia convinzione, una mia assoluta convinzione sul tiro, il primo ad insegnarmi a non utilizzare la dragona, ma a utilizzare questo sistema per la mano dell'arco è niente po' di meno che Giancarlo Ferrari. Giancarlo Ferrari, due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, uno dei grandi, grandissimi dell'arcieria italiana. Quando ancora tiravo con l'arco olimpico, è stato il primo a dirmi: ma perché tieni la dragona? Prova a non mettere la dragona.
E questa idea me la sono poi portata nell'arco nudo e effettivamente non è assolutamente una brutta idea, è da provare, si ha molto più controllo sull'arco, non si anticipa, noi non abbiamo la stabilizzazione, non abbiamo tutta questa inerzia, non abbiamo tutta questa massa spostata in avanti che ci fa stare fermi in ancoraggio e quindi diminuisce la torsione una volta che rilasciamo, no? Perché sappiamo che quando rilasciamo l'arco il riser viene contro la mano, lo vedete, è fisica, l'arco viene contro la mano, quindi non avendo massa non abbiamo inerzia, quindi questo premere quando la corda spingerà la freccia, premere contro la mano provocherà ancora più torsione. Ecco perché noi dobbiamo avere la mano avvolta ma rilassata, avvolta ma rilassata. Lo vediamo ancora una volta, per l'ultima volta, la mano avvolta ma rilassata. Niente mani aperte, niente dita rigide, niente cose stranissime. Semplicemente l'impugnatura si stringe con un grappolo 2. Se, molto semplicemente, in questo modo qua. Molto semplice, provate, ditemi poi se qualcosa ha funzionato per il meglio.